due giorni dedicata al cioccolato. Una manifestazione dolcissima. Provare per credere. Il territorio cuneese sta diventando leader nella produzione del dolce, leader nella produzione del cioccolato. Tante sono le capacità artigianali in campo capaci di sviluppare veramente questo prodotto di così grande eccellenza come il cioccolato a livello mondiale, quindi assolutamente la promozione passa anche attraverso questi eventi. Sicuramente questa 17ª edizione sarà nuovamente di successo grazie alla grande sinergia tra le parti che ancora una volta il territorio cuneese è in grado di offrire. C'è un vecchio saggio che dice 9 persone su 10 amano il cioccolato la decima mente. Io non mento. È un'occasione per toccare con mano l'artigianalità, il saper far bene da parte dei nostri artigiani. Con gli amici del cioccolato ci saranno i laboratori dal vivo, quindi la possibilità di conoscere un territorio, di poter conoscere quelle prelibatezze che sono il cioccolato, di cui grandi e piccini vanno veramente ghiotti. Questa è un'occasione di dare valore al territorio e assaggiare veramente i prodotti del territorio fatti con grande cura, con grande passione dai nostri amici cioccolatai che ci sono vicini in questa edizione. Sindaco, Borgo San Dalmazzo si veste, possiamo dire, di cioccolato? Sì, oltre che di lumache, a fine anno, a inizio anno si veste di cioccolato, quindi una fiera importante che ha raggiunto la 18ª edizione. Questo vuol dire che comunque e negli anni la fiera è cresciuta di quantità, ma di qualità, di eccellenza, di risorse economiche, ma anche di risorse umane. Persone che si mettono insieme, degli artigiani, per presentare i loro prodotti al vasto pubblico, quindi un'importante vetrina che sarà allestita all'interno del Palazzo Bertello per presentare l'eccellenza del nostro territorio. Un borgo di cioccolato perché ci consente di valorizzare e di promuovere le eccellenze che sono tante del territorio. Vale la pena venire a questa manifestazione perché sia l'occasione di provare il cioccolato in tutte le sue varianti e combinazioni. Quest'anno si punterà molto, i laboratori, in particolare quelli rivolti ai bambini, punteranno molto sull'abbinamento del cioccolato agli altri alimenti, anche al salato. Ad esempio ho appena assaggiato, buonissima, la focaccia con un retrogusto di cioccolato amaro, quindi la cucina va avanti, è sempre più sperimentale partendo dal cioccolato che è un ingrediente fondamentale. Qual è il tema di quest'anno? I treni, perché ricorre il bicentenario della nascita di Sebastiano Grandis, borgarino, che è l'ingegnere che ha ideato il tunnel del Frejus, il traforo del Frejus, e quindi si era pensato di promuovere Sebastiano Grandis come borgarino e di collegarci al discorso dei treni anche per ricordare la Cuneo Nizza. Quindi prendendo il treno è una dolce esperienza. Sì, noi diciamo tutti in carrozza si mangia cioccolato.